Detto che si potrà fare in giorno di magro per 25 dame e 25 cavalieri per i mesi di giugno e luglio. La tavola sarà apparecchiata industriosamente con un trionfo fatto di zucchero che sembri la fonte di Bologna con quel meraviglioso Nettuno, e vi saranno quattro archi fatti con le loro basi e retti con disegni di perfetta architettura, colonne e capitelli tutto di zucchero, sotto le quali vi saranno le quattro stagioni dell'anno, e nella sommità degli archi vi saranno aquiloni di zucchero, tramezzati con vasi pure di zucchero, e dentro vi siano mazzi di fiori naturali. Levati che saranno i frutti, da un capo della tavola si porrà un Ercole quando sbranò il leone nella selva Nemea, e dall'altro capo vi si metterà Sansone quando vinse i Filistei con una mascella d'asino. E nel mezzo Argante e Tancredi pugnando, bacilli di confettura bianca, profumato con muschio e ambra, bacilli con vasetti di gelo di cotone, bacilli con conserve di vari frutti e fiori, bacilli di pistacchi, bacilli di pesto di Genova, bacilli di torrone. Questo erano i giorni di magro. Banchetto che si potrà fare in giorno di grasso, negli mesi d'agosto, settembre e ottobre. La tavola sia ben apparecchiata nel più ricco modo che sia possibile, con tovaglie doppie lavorate di sottilissime piegature, le credenze bottigliarie ricchissime di vasi d'oro, argento o porcellana, conforme al gusto, e sopra un capo della tavola vi sia un trionfo che rappresenti il palazzo di Plutone. Dall'altro capo il palazzo di Proserpina col serpe al piede, in atto ambidui di uscire dalle loro regge, e Plutone col suo cane Cerbero in un tridente in mano. Nel mezzo della tavola un giardino di zucchero con le porte fatte in cedro conditto, e una fonte nel mezzo fatta degli stesso con buon disegno e varie figure tramezzate con due monti fatti di gelatina di color verde, con varie fiere e cacciatori sopra quei monti che saranno tramezzati con vasi di naranci fatti di condito. Pasticci freddi in arma con dentro le imprese dei convitati. Quattro draghi in un piatto, che dentro vi siano otto gallinacci giovani col loro volo naturale, e il capo di ciascuno pendente giù dalla cassetta, fa un dragone l'altro. Tutti lardati di condito e sopra un sapore di naranci, servizi di foglie, con foglie di lauro, e in mezzo alla cassetta un'idra di sette teste, che scherzino ciascuna con uno di quei gallinacci. Una cosina da niente proprio. Bene.